segni che possano confermare quello che Gesù proclama. Sono l'esempio della totale mancanza di fede che a volte costringe il nostro cuore a mettere in ombra la nostra fede. Dio ci parla sempre con chiarezza, ma la sua voce non ci tocca e non arriva al nostro cuore perché manca una reale disponibilità a mettersi in ascolto e agire secondo le indicazioni che Dio ci offre attraverso la sua parola. Non basta aprire la Bibbia, occorre aprire il cuore. Non basta leggere la parola, occorre porsi in ascolto. Occorre avere l'umiltà di riconoscere e accogliere la voce di Dio anche quando ci svela verità scomode. Che significato ha per te la lettura della parola di Dio? Vuoi essere davvero umile e lasciarti guidare dallo Spirito Santo?